Noi abbiamo fatto riferimento a un progetto importante che è stato presentato l'anno scorso. Ovviamente, come quando si costruisce una casa, c'è il progettista che fa un progetto bellissimo, poi ci vogliono i muratori che la realizzano. Ho invitato tutti a mettersi a servizio di questo progetto di sviluppo territoriale perché tutti possiamo dare una mano. Abbiamo delle novità per quanto riguarda il numero di la quantità di investimenti e quindi il numero di strutture ricettive che ci sono. Noi parliamo di un paese che ha 253 strutture ricettive non ufficiali, diciamo non censite, ecco. Però ricevono persone. Di tutto questo noi non sappiamo assolutamente niente, vogliamo saperlo, perché se queste persone ci aiutano a preparare la prossima estate, pagando la tassa di soggiorno, quindi se i proprietari ci danno una mano in tutto questo, noi faremo l'anno prossimo una programmazione ancora migliore. Se questo non avviene, noi non siamo in condizione neanche di sapere, che so, quanta acqua ci vuole per queste persone, perché non sappiamo manco quanto presenza ci vuole. Sappiamo che tanta gente campa perché affitta il locale di sua proprietà. Non è che è abusivo, è in regola, però dobbiamo saperlo di cosa stiamo parlando. Noi sappiamo per esempio che conferiamo 9 milioni di chili di nettezza urbana, quindi i cittadini pagano in ragione di tutto questo conferimento. Alcamo ne produce il doppio, eppure ha il triplo di abitanti. C'è qualcosa che non funziona. Cosa chiediamo alla gente? Mettiamoci tutti dalla stessa parte. Lo chiedo alle forze politiche, l'ho chiesto, lo chiedo ai cittadini. Tutti dalla stessa parte. Abbiamo una carta da giocarci, questa del turismo. Giochiamocela bene. Perché non ci sono altre opzioni. Se fallisce uno solo degli elementi, non so, se il paese si presenta sporco, se il paese è senza acqua, il paese continua ad avere le strade rotte, le strade perché sono rotte, perché sono stati fatti i lavori, ma sono rotte perché non abbiamo i soldi per sistemarle, non perché c'è una volontà politica, non abbiamo i soldi per sistemarle. Allora, questa confluenza di interessi deve essere sottolineata per tutti.